Grazie Presidente. Ma qualche riflessione su questi decreti. Teoricamente dovrei essere il più arrabbiato perché sto pagando anche sulla mia pelle personalmente, non delegando o dimenticando. In un'aula di tribunale l'orgoglio di aver applicato la legge, salvato vite e difeso il mio paese. A differenza di altri non scappo, non dimentico, non rinnego. Ho sentito tante inesattezze perché i numeri sono numeri. Io ricordo che grazie a questi decreti che una parte di quest'Aula, penso ai 5 Stelle, votò giustamente, noi abbiamo dimezzato il numero dei morti e dei dispersi nel Mar Mediterraneo. Quindi l'equilibrio più morti più sbarchi è sulla vostra coscienza, è sulla coscienza dei Ruotolo, dei Mirabelli. Ci rivediamo qua fra un anno e vediamo quanto sangue sarà stato sparso nel nome della vostra presunta bontà. Più gente parte, più gente muore. Io ricordo che in tutto l'anno scorso sbarcarono in Italia 11.000 persone, quest'anno siamo a 33.000. A decreti vecchi vigenti, è chiaro che se un decreto è in vigore ma non lo applichi, sono buoni tutti, però ripeto, il tempo. Io capisco che ci sia gente impegnata a prenotarsi il treno per tornare a casa, però se senatrice non le interessa può uscire dall'aula. Senatore Salvini, si rivolga a me. Ha ragione, ha tutta la mia stima e mi scuso con lei, signor. Con lei sì, con altri no, signor Presidente. Gli unici che festeggeranno sono scafisti, trafficanti e sfruttatori di uomini e donne a cui quest'Aula oggi sta facendo un regalo. Ognuno è libero di fare quello. Comunque, siccome alla fine è il popolo a decidere, sarà un referendum per cui a Covid esaurito cominceremo a lavorare a cancellare questa pagina vergognosa della storia italiana. Perché per arrivare in Italia bisogna avere i titoli e il permesso di arrivare in Italia, soprattutto per rispetto di chi scappa davvero dalla guerra e non va confuso coi furbetti del telefonino, e per rispetto dei nostri nonni e dei nostri bisnonni che sono andati dall'Italia emigrando nel resto del mondo portando rispetto, fatica e sudore, senza che nessuno regalasse loro niente. Però permettetemi di dire, su questo non ci convinceremo mai. Posso dire che secondo me è surreale. Oggi è venerdì pomeriggio, sono le 4 del 18 dicembre. PD 5 Stelle hanno le certezze sui diritti degli immigrati regolari, ma non hanno certezze sui diritti di 60 milioni di italiani che ad oggi non hanno ancora capito cosa potranno fare dalla vigilia di Natale in poi. Siete vergognosi, siete assolutamente indegni e vergognosi. Vergognosi. Qua l'immigrazione non c'entra. Le indiscrezioni dicono che la soluzione del litigio. Non ho fretta. Pare che la verifica Conte-Renzi abbia partorito la geniale idea di un po' rossi, un po' arancioni, un po' chiusi, un po' aperti. Pare che PD 5 Stelle e Italia Viva, con 6 giorni di preavviso, stiano partorendo per gli italiani. 24, 25, 26, 27, chiusi in casa, rossi. 28, 29 e 30, forse, citando il Ministro degli Esteri, verrà permesso a qualche italiano di uscire dai confini del suo comune, ma la mediazione Conte-Renzi pare che abbia stabilito in 5.000
il numero di abitanti sopra il quale si perde questo diritto. Quindi i cittadini di Gazzaniga, Valseriana, provincia di Bergamo, che sono in 5.006, non escono di casa. I cittadini di Montefalco, in provincia di Perugia, i cittadini di Mineo, in provincia di Catania, i cittadini di Recco, di Borgoricco, di Alberobello, siccome sono in 5.000+1, io capisco che questi se ne strafottano della vita degli italiani, però se non vi interessa uscite dall'aula. Per voi lo stipendio fine mese è garantito, per i baristi che devono chiudere nessuno garantisce lo stipendio. Vergognatevi, no, e portate rispetto. No, 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 no. E se non siete interessati... Fate terminare. No, non mi piace. Non mi piace. Siamo nel Parlamento, ognuno deve dire e poter dire quello che vuole. Lasciate, dopo interverrete voi a dire quello che volete. Prego, senatore Salvini. Sia... Chi è? Sant'Angelo. Senatore Sant'Angelo, sia rispettoso nei confronti della Presidenza. Si sieda, per cortesia. Poi avrà subito dopo la possibilità di esprimere il suo punto di vista. Ognuno dice la sua e ci mancherebbe altro. Prego. Io non so su quale pianeta vivano alcuni nostri colleghi, ma arrivare a venerdì 18 dicembre, non so se cogliete la gravità di quello che i vostri litigi stanno comportando sulla pelle del paese, arrivare alla sera del 18 dicembre con 60 milioni di italiani che non sanno cosa possono fare dal 24 dicembre in poi, è una roba che grida vendetta. Voi andatelo a spiegare a quegli imprenditori, a quei commercianti a cui Conte, il vostro Presidente del Consiglio, ha chiuso le attività per 2 mesi, dicendo così almeno potrete passare un Natale sereno, che adesso mandano al macero tutte le scorte, tutto il personale e stanno chiusi in casa la vigilia Natale Santo Stefano. Ma voi state capendo che cosa state facendo? O vi appellate all'incapacità di intendere e di volere? Perché il dubbio è questo. Io però vi dico che non c'è nessun decreto al mondo che possa separare le famiglie ed evitare agli italiani di aiutare altri italiani. Nessun decreto al mondo può impedire ai genitori separati di esercitare il loro diritto. E io lo dico in anticipo. Siccome in silenzio, come tanti altri colleghi, immagino, e come tanti altri italiani, la vigilia di Natale, il giorno di Natale, Santo Stefano è l'ultimo dell'anno, una parte delle mie giornate le ho sempre dedicate a portare qualcosa agli ultimi, ai dimenticati, una coperta, una tazza di latte caldo, un piatto di pasta, un paio di scarpe, in strada chi una casa non ce l'ha, io il 24 e il 25 esco di casa e vado ad aiutare chi ha bisogno. Nessun decreto al mondo può impedire agli italiani di aiutare chi ha bisogno, di portare... Trovo intollerabile che ci sia tutto questo chiasso. Per cortesia, anche se ci deve essere rispetto reciproco, ovviamente. Reciproco. Prego. Ci rivediamo in quest'aula quando ci sarà, ahimè, qualche italiano con un posto di lavoro in meno. Continuiamo a chiedervi cortesemente che ad ogni chiusura corrisponda un immediato rimborso economico per la chiusura decretata dal governo. Non si può dire facciamo come la Germania quando si chiude
ma non facciamo come la Germania quando si paga. Continuiamo ad essere preoccupati per la latitanza, del ministro Azzolina, da cui dipende la sorte di 8 milioni di studenti di questo paese che non hanno ancora capito chi va a scuola, chi non va a scuola, chi sta a casa, chi non sta a casa. La scuola. Noi chiediamo semplicemente di occuparvi di scuola, di lavoro, di salute. Questo lo dico siccome è di moda i giornalisti chiedere ai politici: ma tu ti vaccinerai? Spero che non ci sia neanche un politico che scavalcherà la fila per andare a fare il fenomeno in televisione vaccinandosi prima degli altri, perché prima vengono coloro che ne hanno bisogno. E vedremo, uno vale uno anche in coda per il vaccino. Non ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B. Poi sarà la storia a dire se avrete salvato vite o no. Secondo me, dalla cancellazione dei decreti sicurezza ne guadagneranno la malavita organizzata e i trafficanti di esseri umani, perché io ricordo che i trafficanti di esseri umani col loro traffico comprano armi e droga, e io spero che in quest'Aula non ci sia nessuno a favore della vendita di armi, di droga non lo so, però comunque ne parleremo. Ricordo a chi vuole lo ius soli che con la legge attuale l'Italia è il paese europeo che concede più cittadinanze in assoluto, e quindi non c'è bisogno di cambiare assolutamente nulla. Poi non vi rubo altro tempo perché so che stasera l'appuntamento non è con la lotteria degli scontrini, ma è con la diretta televisiva del presidente Conte. E quindi guai a perdersi la diretta televisiva del presidente Conte. Invece, normativa prevista nella nuova Costituzione partorita da Conte e da Renzi, spero, io non penso di aver fatto cambiare idea a nessuno in questo Parlamento, ma gli italiani fuori sanno benissimo come la pensano, spero che almeno siate coscienti del fatto che i vostri litigi, i vostri ritardi e la vostra incompetenza sta rovinando la vita a 60 milioni di italiani. E spero che prima di addormentarvi stanotte vi facciate un esame di coscienza, perché questo paese non merita che si tratti sulla pelle di chi per questo paese ha dato tutto. Litigate su tutto, ma non sulla salute, sul lavoro e sulla famiglia dei cittadini italiani, per favore. Grazie e comunque buon Natale, sperando che la Befana vi porti qualcosa di utile. Ha chiesto di